Allora, ciao a tutti e benvenuti nel penultimo o ultimo Vlogmas di quest'anno. Volevo solo tenervi aggiornato riguardo Dante la prova che ho fatto settimana scorsa, quella che ho fatto il 9 di dicembre. Oggi siamo al 14 di dicembre e ancora non hanno chiamato, sono passati 9 giorni, calcolando anche di domenica. Mi avevano contattato di sabato per fare questa prova e purtroppo non hanno chiamato e la mia aspettativa era quella e quindi ci ho azzeccato in pieno come tutte le altre prove. Spero solo di riuscire a trovare un lavoro, comunque manderò ancora altri curriculum da altre parti con la speranza che prima o poi riesco ad essere assunta da qualche parte. Basta, sto avendo problemi con la micro SD perché nel video precedente ho dovuto eliminare dei clip perché non me lo faceva esportare. Cosa mi disturba quanto e spero che non succeda anche in questo vlogmas e che devo levare alcune clip. Mo ho formattato la SD, speriamo che sia la volta buona. Ho trovato anche il cavetto perché questa era la paura che io avevo, comunque che mi si rovinasse la SD a forza di togliere e metterla. Ci vediamo nei prossimi giorni per qualche aggiornamento e anche per parlarvi di altre cose. Ciao! Buongiorno e continuiamo il vlog dell'altro giorno che ho cominciato, mi pare domenica, mi pare. E sono un po' raffreddata. Ho preso un'infreddatura a inizio settimana. Poi dormo abbastanza pesante la notte, quindi doppia coperta, pigiama pesante e sento abbastanza caldo. Mini fette biscottate, mini fette con cioccolato al latte, buone, un po' più durette delle classiche fette biscottate, diciamo, però per diciamo uno stuzzichino e per la mattina dentro al latte sono abbastanza ok. Sono buone, non so quanto costano perché me l'ha comprata mia sorella, sono mi pare 2,5. No, 110 grammi. Non so se ci stanno pure al cioccolato fondente, questo non lo so. E ho gente questi giorni, tra oggi e lo spero domenica a pranzo, perché stanno facendo dei lavori qui a casa sul terreno, quindi ho gente a casa. Quindi non so quanto posso registrare e quanto posso ancora continuare a fare questo vlog. Sto mettendo a posto parecchia roba di tipo decluttering, come ho fatto nel video precedente. Ho fatto anche quello dei due cassetti di cucito. Vorrei fare il video, diciamo, della postazione cucito, meglio dove tengo tutta la roba di cucito, ma non so se ci riesco. Lo so, sono anni che lo dico e ancora lo devo fare. Tra cucito, tra che vado a fare prove e non vanno bene, tra che non riesco a fare tante cose e il vlog è un po' più semplice da registrare e anche da editare perché comunque faccio dei piccoli clip, invece se devo fare un video impostato come dove tengo le cose di cucito è un po' più elaborato.
Volevo fare, non so se ve l'avevo detto, sul mio secondo canale dei vlog di lettura, ma mi sono resa conto che se io mi metto a leggere le storie vado un po' in crisi, quindi sto leggendo per cavoli miei. Adesso ho letto solo una storia che solamente vedrete a breve sul secondo canale. E l'altra storia le leggo io e poi vi dico di che cosa parla la storia, mi è molto più facile. Sicuramente farò una recensione più dettagliata di questa qua sul secondo canale. Se sarà un po' più elaborata, mi farò dire da mia sorella quanto costano e vi spiegherò meglio nel dettaglio con tutti i valori nazionali e gli ingredienti. In questo momento questo video finisce qua e ci vediamo nei prossimi giorni o a dopo Natale. Io spero di caricare dei video durante le feste di Natale, se no va direttamente a gennaio. Ci vediamo nei prossimi giorni. Mi sono resa conto che questo non è l'ultimo vlogmas, ma è il penultimo. Questo video l'ho fatto abbastanza corto perché comunque ho avuto gente e per fortuna domani che è domenica non vengono. Vengono lunedì. Gli ospiti che ho avuto sia ieri che oggi, e domani posso fare tranquillamente l'ultimo vlogmas. Proprio l'ultima domenica faccio vlogmas, che solamente lo vedrete giovedì. È un video alquanto un po' che non ha senso, però mi faceva piacere caricarvi un video domenica. Questa domenica, cioè oggi quando voi lo vedrete, e mi piace anche fare un altro vlogmas. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo vlogmas e ciao!